La stampa è collegata? Sì? Sì, incominciamo. Abbiamo tardato. Ugo Chiavetta, il tattico del CREA, De era Crea. andato. Abbiamo tardato in attesa dell'assessore, ma l'assessore purtroppo è bloccato nel traffico e quindi ci ha chiesto di iniziare e di non aspettarlo più. Ringrazio i giornalisti che sono collegati e anche chi è in collegamento con via web. E darei subito la parola al presidente, dove sei? Presidente dell'UNCEM Marche, anche un amico, per illustrare l'oggetto della conferenza stampa di oggi. Allora, brevemente, quando la società Autostrade si decise di fare la terza corsia sulla terza corsia nel tratto Rimini Nord-Pedaso, che poi si fermò Porto a Sant'Elpidio. Porto San Delpidio, il Ministero dell'Ambiente detto una prescrizione, sostanzialmente per compensare l'intervento che si andava a realizzare, bisognava favorire lo stoccaggio di una certa quantità di CO2, effettivamente anche notevole, 11.272 tonnellate. Questo era l'obiettivo. Che era calcolato sulle previsioni di crescita Sulla del previsione del traffico di traffico, eccetera, quest'anno. eccetera. E la modalità che si scelse fu allora di avviare delle riforestazioni, cioè trovare dei terreni incolti di proprietà pubblica, per cui comuni, eccetera, fare progetti di riforestazione. Ma su questo può parlare benissimo poi il sindaco di Senigallia, perché presidente dell'ANCI, perché è stato uno dei primi comuni che ha fatto. E sono stati avviati una serie di cantieri, alcuni conclusi, altri in corso di definizione, sostanzialmente, secondo la nota che ci ha fatto Tosi, 35, per un totale di 110 ettari. Cioè, eravamo lontani, e siamo lontani, dai 400 ettari che bisognava rimboschire. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di spostare un po' l'obiettivo, dicendo, piuttosto che intervenire su terreni incolti o abbandonati o non utilizzati, ma comunque da porre a forestazione, perché non se ne trovavano più, perché i comuni a varie chiamate non hanno risposto, perché non hanno disponibilità, si è deciso di proviamo a fare una cosa diversa, cioè intervenire sui boschi esistenti nelle aree montane, per favorire sostanzialmente una sorta di diradamento selettivo che permettesse di avere lo stesso risultato. E siamo partiti 2 anni fa, abbiamo un po'. Qui bisogna riconoscerlo che l'assessore Schiaphichetti è stato. Eccolo, Ecco qua. Autostrada Autostrada permettendo. permettendo. Chiedo scusa. L'assessore Schiaphichetti è stato, che è arrivato adesso, che è stato Proprio bravissimo. nominato, sei arrivato. Niente trista, nominato. Esatto. Noi si dice così, non è. Ecco, l'assessore si è dimostrato sensibile a questo ragionamento e ha messo a disposizione i suoi uffici per ragionare in termini di arrivare a questo obiettivo. E sostanzialmente ci siamo arrivati coinvolgendo il CREA, qui il dottor Ugo Chiavetta è l'autore dello studio, che in sostanza, tramite il supporto dei tecnici che l'UNCEM ha, Leporoni e Luca Possanzini, neo sindaco di Mergo, ma comunque allora era un tecnico, siamo andati proprio a prendere quello che era già stato fatto in altri interventi, cioè dove si è intervenuto, qual è stato l'effetto su cantieri di 10-15 anni fa. Cioè valutare, poi su questo però Ugo, il dottor Chiavetta è molto più bravo di me perché è l'autore dello studio, e lui in qualche modo sono riusciti a quantificare questo effetto. E a questo punto noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto a Società Autostrade di modificare la prescrizione, chiedere al Ministero la modifica della prescrizione, cioè sostituire i 290 ettari che mancavano da porre a forestazione, sostituirli con interventi che abbiamo quantificato circa i 430 ettari sul demanio regionale. Cioè una proprietà, Presidente, della Della regione Regione Marche. Marche, che le unioni montane hanno in gestione per legge di qualche anno fa,
E dove abbiamo già i piani d'assestamento approvati, per cui non so, dei piani regolatori finanziati col PSR, siamo a posto, cioè siamo in grado di intervenire per fare interventi di diradamento selettivo per appunto raggiungere questo obiettivo. Questo è il percorso che abbiamo fatto, ha avuto varie tappe. Da prima questa proposta è stata valutata dalla commissione tecnica del Ministero di verifica sull'impatto ambientale, qui c'è un provvedimento, che ci ha detto ok, questa modalità di intervento è una modalità di intervento da valutare, che si può ritenere opportuna, e da ultimo è arrivato il decreto del Ministero che approva. Io per adesso mi fermo qui e poi eventualmente... Io passerei la parola al Presidente dell'ANCI, Maurizio Masolardi. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Presidente, Assessore Marco, saluto e ringrazio per l'invito. Io penso che questa sia una modalità. Presidente, questa era la terza corsia e le opere di compensazione non dovevano solo avere quelle di carattere infrastrutturale che si legavano al territorio, che sono state importanti e tra l'altro sono anche in corso di opera in questo momento, lo dico con la doppia tripla giacca oggi, nel senso che penso a quella di cosa è successo nel comune di Senigallia e che sono successi anche in altri comuni. Cioè la terza corsia è transitata nel nostro territorio, ha dovuto determinare poi opere che servissero alla città. Noi l'abbiamo fatto con la Complanare, il casello di Montemarciano, il ribaltamento del casello all'ingresso in città, ma questa è stata la modalità che poi l'ha fatta Pesaro, l'ha fatta Fano e abbiamo trovato quei giusti equilibri, ma quelli non bastavano e il primo protocollo era quella la compensazione di CO2, quindi boschi di compensazione urbana, e che secondo noi era un modello importante. Abbiamo dovuto forzare su allora con società autostrade perché poi si facessero carico della realizzazione. Noi avevamo detto che dovevano comprare anche i terreni, poi dopo forse era un po' esagerato e abbiamo trovato un equilibrio, cioè, ossia che loro sono intervenuti finanziariamente nella realizzazione dei... Noi l'abbiamo fatto, noi abbiamo fatto 15 ettari il primo abbiamo trovato i terreni, ma dopo c'è stata la difficoltà che il presidente De Lunce mi ha evidenziato, perché i comuni non potevano mettere a disposizione quantitativi residuali, cioè questa era un'operazione quantitativa e non era il giardino con i giochi, erano pezzi di boschi urbani strutturati. Penso che, lo dico salutandolo con grande intelligenza, il percorso che è stato messo in campo, che va a riqualificare, a mantenere, a sistemare e rimodellare invece in altre aree che sono di proprietà del demanio regionale, sia un'ottima soluzione, perché da lì c'è, vuol dire attenzione al territorio, vuol dire numeri che possiamo ponderare e sperimentazioni che possono servire. Quindi da parte dell'ANCI salutiamo con grandissimo favore il percorso che si sta facendo e ritengo, anzi come dire, lo speriamo tutti, che possano essere recuperati anche con il ripensamento della terza corsia fino al confine della nostra regione, perché quel modello che oggi sono, hai detto, 11.000 tonnellate da stoccare, spero che diventino di più, perché vuol dire che abbiamo
realizzato la terza corsia fino al confine della nostra regione, e vuol dire che avremmo fatto le opere di compensazione, qualunque esse siano, perché dobbiamo tutelare i comuni che allora si opposero, io dico in maniera non proprio ortodossa, soprattutto la politica che ha secondato quel tipo di atteggiamento, esatto. E che oggi con la modalità che andiamo a sancire aiuta anche quel tipo di percorso. Grazie. Molto bene. Angelo Sapichetti ci parlerà anche del riparto dei fondi. Sì, grazie, buongiorno. Chiedo scusa, sono vittima di una parte della terza corsia che manca in autostrada, il ritardo che ho accumulato questa mattina. Però oggi è una giornata abbastanza importante perché giungiamo al termine di un percorso molto accidentato e molto complesso che abbiamo affrontato in questi 5 anni. Noi avevamo trovato questa situazione, i comuni per la verità li abbiamo sollecitati più e più volte per fare in modo che si potessero reperire le aree necessarie per consentire un rimboschimento. Alcuni avevano le potenzialità, le possibilità, la sensibilità, hanno risposto positivamente, come nel caso specifico del comune di Senigallia, altri non ci avevano le possibilità, quindi ci siamo trovati in un momento in cui dovevamo decidere con il presidente Magliani cosa fare. E questa richiesta di rimodulazione che noi abbiamo fatto al Ministero, ringrazio perché si è capita l'importanza, si è capita la necessità, ci permette oggi di poter proseguire. Oggi facciamo interventi sul demanio regionale, diamo la possibilità che gli appalti possano essere gestiti dall'Unione Montane, quindi creando anche valore occupazionale in un'area fortemente in difficoltà e depressa, quindi non c'è solo un discorso ambientale importante, fondamentale, ma c'è anche un discorso lavorativo, e quindi credo che abbiamo fatto un percorso virtuoso, nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Sulla ripartizione dei fondi, voglio precisare che nelle aree, per esempio, del cratere c'è il 48% del demanio, del demanio regionale. Nella ripartizione che noi andiamo a fare delle risorse, il 60% non è il 48% per l'area del cratere, è il 60%. Quindi abbiamo guardato con grande attenzione e con grande, dando grande rilievo e importanza, soprattutto a un'area di cui parliamo spesso, di cui parliamo tutti i giorni nei convegni, nelle tavole rotonde, ma abbiamo fatto un gesto concreto. Quindi il 60% delle risorse totali andranno ad aree di demanio regionale che insistono nel cratere, e questo mi pare un punto molto importante. Dopodiché credo che, ripeto, è stata concertata con le cooperative forestali, con tutto quel patrimonio che abbiamo sul territorio insieme all'Unione Montana, è una boccata d'ossigeno anche lavorativa e ci permetterà di porre fine ad un tema che ormai si perde nell'arco degli anni e che finalmente è venuto a compimento. Voglio ringraziare per questo il Ministero, voglio ringraziare Ulcem e l'Unione Montane e la Presidenza, qui il Presidente Magliani lo sta a dimostrare, c'è stato un impegno e mi pare che è stata anche una concertazione stretta che ci ha permesso di arrivare finalmente a questo risultato. Grazie. Grazie Assessore. E io passerei la parola a Ugo Chiavetta, così magari con qualche dettaglio tecnico maggiore ci descrive il senso del progetto. Buonasera, intanto buongiorno, insomma, benvenuti a tutti, grazie dell'invito, e intanto vi chiedo conferma che mi sentiate. Sentiamo benissimo. Perfetto. E allora, niente, io so che ho i tempi brevissimi, avrei voluto insomma un'ora di tempo, ma sarò brevissimo. Invece mi fa piacere insomma che si è arrivati a chiudere un po' il cerchio questa prima fase su un aspetto che insomma noi abbiamo sperimentato, abbiamo dimostrato anche in altri progetti, sia progetti LIFE che altri progetti insomma convenzioni con altri enti territoriali, e in particolare diciamo il concetto principale, il ruolo principale insomma mio e del mio ente è stato quello di far passare un po' quel fondamentale principio che i boschi
boschi giovani e reattivi ai boschi più diciamo resilienti e più con una struttura migliore riescono a svolgere meglio funzioni e in particolar modo quella di sequestro di carbonio. Il ciclo del carbonio, come sapete, si basa su due processi che sono la fotosintesi da una parte che sottrae carbonio dall'atmosfera, che è quello che invece lo appunto lo brucia e lo reimmette in atmosfera, e nei boschi questo aspetto fondamentalmente viene a creare un equilibrio dinamico che dipende dalla competizione che tutte le piante hanno tra di loro. È chiaro che perché questi processi, soprattutto quello di fotosintesi, ha bisogno della luce del sole. La luce del sole, se le piante se la sottraggono a vicenda, chiaramente la fotosintesi viene effettuata in minore misura e quindi l'efficienza di sequestro di carbonio è più limitata. Nei boschi, diciamo, molto vecchi, antichi, già che hanno una struttura e una condizione sicuramente più naturale, chiaramente non è diciamo opportuno agire, ma laddove negli anni scorsi invece, nei decenni scorsi, insomma, c'è stato lo zampino dell'uomo in maniera preponderante, sono questi i rimboschimenti, soprattutto fatti nei due dopoguerra, ma che poi sono continuati anche negli anni 60-70, hanno chiaramente arricchito sicuramente il territorio di un patrimonio forestale enorme, ma un patrimonio che ha avuto la necessità, e molti disastri poi lo hanno anche dimostrato, di una gestione che tendenzialmente non c'è stata in maniera diffusa. Quindi l'obiettivo, diciamo, in questi termini è quello di favorire le piante migliori, dare una struttura migliore alle piante, al bosco, in modo tale che queste che la loro sopravvivenza e la loro funzione possa essere espletata nel migliore dei modi. E questo, diciamo, da un lato ci porta alla conclusione che questo approccio, insomma, è abbastanza auspicabile laddove non si trovano terreni per l'imboschimento, anche se, insomma, attualmente ci sono diverse iniziative in Italia, non ultima Alber Italia, che mira appunto alla creazione di nuovi boschi o comunque alla piantagione di nuovi alberi, ma è importante poi gestirli, come appunto dimostra il patrimonio. In questi termini noi abbiamo visto che grazie ai dati che ci aveva fornito l'UNCEM grazie appunto anche alle esperienze che noi già avevamo fatto nella regione Marche, avevano un incremento radico dei numeri, ma insomma un incremento, diciamo, almeno il triplo di quelli diradati hanno avuto nei successivi 10 anni un incremento triplo rispetto a quelli che invece non sono stati diradati o rispetto alla media che è stata misurata dall'inventario forestale nazionale. E questo ci dice che appunto i boschi, chiaramente i boschi più antropizzati, quindi rimboschimenti e anche i ceduli in conversione all'alto fusto, sono quelli che maggiormente, se diradati, possono darci l'opportunità di conseguire questi obiettivi. E questo, diciamo, ha conseguenze dirette sul sequestro di carbonio, ma conseguenze anche indirette, quali possono essere appunto la riduzione del rischio di incendio, comunque la riduzione della suscettibilità agli incendi, perché si separano anche gli strati di chioma e dal suolo, quindi nelle conifere questo è importante perché il passaggio del fuoco non sia veloce. C'è un innesco anche di un'economia verde che va dietro, perché affinché ci sia anche una maggiore performance di quello che vogliamo ottenere, la cosa importante è che il legno poi effettivamente diradato in queste attività può impiegato si è bloccato, però devo dire che le cose importanti le abbiamo recepite, e passerei a Marco Bussone. C'è aria verde, ad esempio, nelle falafitte. Ugo. Non si sente, non si vede. Le chiederei a Marco di fare l'intervento suo. Sì.
Mi sentite? Noi sì, benissimo. Mi sentite? Volevo interrompere l'amico Ugo, ma Presidente, grazie per la parola. Io ti ringrazio insieme all'assessore, al presidente di ANCI, però fatemi ringraziare Michele Maiani come presidente di Uncem Marche per il grande lavoro che avete fatto insieme, l'Uncem con la regione su questo fronte. Senza di te, presidente Ceriscioli, non ci sarebbe questo percorso, e con Maiani avete delineato, io credo, fammelo dire, un percorso nazionale. Presidente Ceriscioli, quello che tu stai facendo lì è il modello di lavoro che noi dobbiamo avere rispetto alle gestioni dei territori a livello nazionale, attraversati dalle lingue di asfalto delle autostrade o dalle altre infrastrutture, che al momento non lasciano niente al territorio. Da anni Uncem continua a sostenere che le grandi infrastrutture non possono attraversare il territorio e dare soltanto beneficio a qualche concessionario. È un tema che è emerso da parte nostra ben prima del Ponte Morandi, ben prima di una serie di sfide che abbiamo inserito nel dibattito pubblico negli ultimi mesi, quando si è ricollocato un dibattito attorno a cosa sono le concessioni autostradali e non solo. Quindi fammi dire questo, Presidente Ceriscioli, il primo elemento è un modello nazionale che voi impostate rispetto alla terza corsia, che deve essere di esempio per altre infrastrutture, affinché i territori non siano spettatori e anche quei pedaggi che tutti noi paghiamo, come ha pagato già Pichetti poco fa quando è arrivato qui, non è che possono andare soltanto nelle tasche di qualcuno e lasciare niente alle aree attraversate dalle infrastrutture. Vale anche per le ferrovie, anche nel mio Piemonte attraversato dalla TAV in Val di Susa. Ridefiniamo un percorso per cui i territori non sono spettatori. Secondo elemento, oggi non ci può essere Alessandra Stefani, direttore del MIPAF, che si scusa, ma quando lei, insieme ad ANCI, insieme a UNCEM, lavora sul testo unico forestale, sulla strategia forestale, dice esattamente quello che Ugo Chiavetta e voi avete inserito nel piano di crescita e gestione forestale attiva dei boschi e delle aree attraversate dalle lingue autostradali. Questo è un elemento assolutamente innovativo per dire che dei nuovi boschi, lo sa bene il presidente di ANCI, dei nuovi boschi non ne abbiamo bisogno quando il paese ha già 11 milioni di ettari di foreste. La strategia del verde pubblico urbano funziona nelle aree urbane, nelle città, ma nelle aree rurali interne, montane del paese, dobbiamo gestire quello che abbiamo. E le risorse per farlo non possono essere solo spesa pubblica che la regione di turno mette se ha la capacità, la voglia, la determinazione, ma devono essere elemento portante, guarda un po', anche questo l'avevamo scritto nel 2015, di quella legge, la legge 221, la legge sulla green economy, che dice che il pagamento dei servizi ecosistemici è proprio questa roba che avete fatto voi e che avete costruito voi oggi prima di altri rispetto all'assorbimento della CO2, che ha un valore che facciamo noi nei territori a vantaggio del paese, non a vantaggio solo dei territori, ma a vantaggio del paese. Per questo è un modello. E chiudo nel dire che questi elementi lo costruiremo con le regioni, con l'ANCI, con tutto il sistema delle autonomie locali. Se non diventano un elemento politico, queste buone pratiche devono diventare elemento politico di lavoro. Io credo che se nel recovery fund, se in altri strumenti normativi che il governo e il Parlamento vareranno nei prossimi mesi, post pandemia, post covid, che hanno riacceso dei riflettori enormi sul territorialismo, sull'importanza dei territori italiani, allora se non poniamo questi temi, noi abbiamo un fallimento non per le aree montane, per i piccoli comuni, per le aree rurali, abbiamo un fallimento di paese. Io sono però convinto che anche grazie al lavoro che si sta facendo lì, che Uncem Marche e Michele con tutti voi state facendo, con la regione naturalmente che guida un percorso, noi aggiungiamo un tassello che mi fa dire: questa roba non è una roba residuale che un giovedì mattina affrontiamo in una conferenza stampa come tante altre, ma questo è un elemento portante, un pilastro del modello di sviluppo e del Green New Deal che vogliamo per il paese, dove la gestione forestale attiva si fa con i modelli che voi avete delineato. Grazie per quello che state facendo, è un esempio nazionale. Beh, anch'io ringrazio per queste parole di grandissimo valore, ed è proprio questo quello che si può fare con questa iniziativa.
Noi abbiamo un problema nelle aree interne di eccessivo rimboschimento, nel senso che il prato pascolo, per esempio, che è un bene prezioso per l'economia tradizionale delle aree interne, è un bene da mantenere, quindi significa che se crescono gli alberi sul prato pascolo non è una cosa positiva, anzi è una cosa estremamente negativa, e lì gli alberi vanno addirittura tagliati per mantenere quello che è il prato pascolo. Mentre l'abbandono del bosco ha un effetto doppiamente negativo, perché abbandona il territorio e nello stesso tempo impedisce di trasformare quel bosco in una risorsa straordinaria per l'ambiente in generale, perché con la cattura del CO2, che le piante e i boschi fanno, quando sono ben mantenuti, danno un risultato. Sarebbe bello, come esiste il Bitcoin e le monete virtuali, che si trasformasse questo oggetto in una moneta spendibile, in modo che tutte le aree interne che hanno questa grandissima capacità di mantenere sano il territorio potessero ricevere. Questo è un modello concreto, un efficace incrocio fra risorse disponibili e un'azione veramente ambientale, più secondo me superiore al semplice tema tout court del rimboschimento, che può avere un valore a Senigallia, ma non ce l'ha certamente laddove invece abbiamo il tema contrario, e significa anche non trascuriamo occupazione per le aree interne. I tre pilastri di rilancio, una parte fondamentale del territorio marchigiano, ma che anche i due terzi del territorio nazionale, che sono le aree interne, lo si ha come creando occasioni di lavoro, trasformando quindi queste risorse in occupazione. Gli altri due, lo ricordiamo, sono i collegamenti, i trasporti e i servizi a salute vicino. E il pilastro lavoro per me è un pilastro sempre di grandissima importanza. La cosa bella sarebbe rendere strutturale questi percorsi e non solo legati alla singola azione, ma spesso la capacità di partire con una singola azione e poi lavorare dentro le linee guida del Green New Deal, dentro le linee guida della volontà appunto di un territorio come il nostro, di valorizzare attraverso un ambiente la sostenibilità, l'ecosostenibilità, il biologico, eccetera, proprio la propria immagine, il proprio valore. Riuscire a traguardare anche l'obiettivo di trasformare in strutturali queste politiche, queste risorse, i posti di lavoro che ne derivano, il valore che ha il tener bene il territorio per tutto il sistema. Quindi abbiamo sposato sempre queste idee, partiamo dal codice forestale di Camaldoli, no? Che è un codice forestale antichissimo che raccontava proprio l'economia del bosco fatta nel rispetto dell'ambiente e con il frutto e il risultato che il bosco può dare quando è ben gestito, ben trattato. Quindi dal codice forestale all'università del clima, no? Quella su quale stiamo investendo oggi, sempre come figlio, come erede di quel percorso, alla volontà di dare il nostro contributo nel voler costruire un ecosistema più sano per un pianeta che abbiamo visto quale tipo di strutture ha a fianco ai problemi climatici. Non è solo un fatto un grado di temperatura in più, può essere anche un modo diverso di dover subire cambiamenti. Non a caso io credo che anche la pandemia possa avere una correlazione con i cambiamenti climatici, quindi anche cose di particolare peso dentro un percorso di valore così straordinario. Come ci crediamo, ci abbiamo investito, continuiamo a farlo, possiamo contare su expertise, amministratori che condividono una missione a questo livello, e il frutto di questo lavoro è sotto gli occhi di tutti, quindi veramente un grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato con questa qualità, con questa visione di un ambiente estremamente amica dell'uomo. Cioè, spesso c'è questa contrapposizione sterile fra esigenze antropiche e quelle ambientali. La scoperta più significativa è che l'uomo ha bisogno di un ambiente sano e può trovare in questa gestione un motivo di crescita e non un problema, come spesso viene rappresentato. Quindi ringrazio tutti quanti e, come sempre nel finale conferenza stampa, lasciamo 15 secondi, perché il tempo che ci vuole per formulare le domande, ai nostri giornalisti collegati se vogliono chiedere qualcosa, tenere un approfondimento o di chiarimento.